Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo romanzo che ho letto recentemente che mi è piaciuto veramente tanto. Sto parlando di Feline di Sara Bianca. Questo libro è uscito per Fazio Editori nella collana Leia, che mi ha gentilmente inviato una copia digitale di questo romanzo per potervene parlare appunto in un video. In realtà mi hanno spedito anche il cartaceo, ma si sarà perso durante la via perché ancora non mi è arrivato. La trama di questo romanzo è molto accattivante ma anche molto articolata, quindi spero di riuscire a dire tutto in maniera abbastanza semplice e concisa. In sostanza, questo libro è ambientato in un mondo in cui esistono i mutaforma, ovvero delle persone in grado di mutare il proprio aspetto e trasformarsi in animali. Che cosa? Per potersi proteggere, queste persone vivono all'interno di una tenuta che è situata in un posto veramente nascosto che nessuno conosce e vengono, diciamo, governati da una reggente, una mutaforma che ha anche il potere, quindi una strega. Sta arrivando alla fine, diciamo, della sua vita e decide di designare un nuovo reggente, ovvero il suo nipote, Uriel. Tuttavia Uriel non può così semplicemente prendere il suo posto, ma deve affrontare una sorta di scontro con altre tribù fra in mutaforma, e per farlo ha bisogno di una compagna che non può essere una persona qualunque, ma una persona che abbia il potere, quindi una strega. Uriel insieme alla sorella gemella Stella si metteranno quindi alla ricerca di questa fantomatica ragazza e la troveranno proprio qua in Italia, ovvero Dara. Rapiranno Dara, la porteranno all'interno della tenuta, ma questa ragazza non ha intenzione di lasciarsi, diciamo, dominare tanto facilmente. Non crede inizialmente neanche che possa essere possibile mutare forma, non pensa di possedere alcun potere, quindi si ritrova in un mondo completamente estraneo con della gente che le risulta essere un pochettino pazza e dovrà abituarsi, accettare questa, diciamo, nuova realtà, ma come al solito la cosa non sarà tanto facile, ci saranno in effetti diversi problemi. Io sono rimasta letteralmente affascinata dalle premesse di questo romanzo perché l'idea di poter mutare forma, diventare degli animali, è qualcosa secondo me di bellissimo. A me piacerebbe tantissimo diventare un gatto gigante, è il sogno della mia vita praticamente. E l'ho trovata poi una cosa molto originale e diversa rispetto ad altri romanzi, diciamo, di questo genere, un po' paranormal, fantasy. Mi è piaciuta quindi veramente tanto, anche in associazione a questa forma, diciamo, di magia molto particolare che è il potere. Non si capisce bene da che cosa derivi, rimane molto mistico, misterioso, non lo so. Mi è piaciuta veramente tanto, l'ho trovata una storia veramente molto originale e per nulla scontata. I personaggi di questa storia mi sono piaciuti veramente tantissimo perché sono molto diversi, c'è molta diversità a livello di età, di orientamento sessuale, di etnia, carnagione, aspetto, veramente c'è di tutto in questo libro ed è una cosa che a me piace tantissimo quando c'è tanta diversità. È veramente bello perché un microcosmo come la tenuta, quindi un luogo isolato in cui ci sono piccole persone, è importante secondo me che ci sia diversità in modo da rappresentare un po' in scala, diciamo, quello che è la diversità del mondo alla fine, e ha reso secondo me la storia veramente molto reale ai miei occhi, veramente molto fattibile. Inoltre sono dei personaggi molto interessanti da scoprire, crescono all'interno della storia, li conosciamo poco alla volta, è una cosa che a me personalmente è piaciuta tanto, come mi è piaciuto molto che il racconto sia narrato da due punti di vista, quello di Uriel e quello di Dara. Uriel in pratica è l'incarnazione del sogno di ogni donna, ha tutte quelle qualità che tutte noi vorremmo in un uomo, è bellissimo, è forte, ha delle maniere molto gentili, non ha alcun difetto di questo mondo, è semplicemente perfetto ed è una cosa che a me l'ha reso un po' non odioso, però non mi è piaciuto tantissimo proprio per questo, perché si vedeva che era troppo bello per essere vero, l'ho trovato un pochettino irreale, però mi è piaciuto veramente tanto leggere anche dal suo punto di vista, perché è interessante per me come ragazza leggere il punto di vista di un ragazzo, nonostante questo fosse troppo bello e impossibile, diciamo. Dara invece ha una personalità veramente molto forte,
È una ragazza che non ha una famiglia, non ha dei legami, diciamo, in Italia, nella sua terra, ma che si vede portare via da quel poco che aveva, da quel poco che aveva costruito e si trova catapultata in una realtà che le sembra impossibile, scopre tantissime cose nuove su se stessa e sul mondo. È interessantissimo vedere, dai suoi occhi, appunto la tenuta, le altre persone e soprattutto vivere con lei questo cambiamento che avviene perché necessariamente si deve adattare in questo nuovo mondo per poter sopravvivere, architetta di andarsene, cerca comunque di ribellarsi a questa cosa e non è succube degli eventi, non è passiva di fronte a quello che le sta succedendo, ma cerca di combattere e di reagire. Ed è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto perché fin troppe volte le ragazze nei romanzi sono succubi del belloccio della situazione, mentre lei fa di tutto per resistere al fascino del bellissimo Uriel. E infine Stella è probabilmente il personaggio che mi ha colpita di più e mi dispiace che sia poco presente all'interno della storia, o meglio, non è che non è molto presente all'interno della storia, ma mi sarebbe piaciuta vederla ancora di più perché mi è piaciuta veramente tantissimo. E appunto la sorella gemella di Uriel ha un legame molto particolare con il fratello e mi è piaciuta veramente tanto questa cosa, perché nonostante io non abbia una sorella gemella, ho una sorella più piccola e quindi poter vedere questo loro rapporto fatto di amore e odio, come è vero nella realtà, mi è piaciuto tanto perché mi sono potuta rivedere. Ho potuto empatizzare quindi con i personaggi e vivere delle situazioni, diciamo, affini. Mi è piaciuto tanto anche il fatto che fosse una ragazza che va contro le leggi, gli schemi predefiniti, contro gli stereotipi, i pregiudizi della gente. È veramente formidabile, penso che sia importante avere dei personaggi femminili così forti, così tenaci, con una risolutezza e con un carattere così deciso e ben definito, veramente. Io sono rimasta a bocca aperta per i personaggi di questa storia perché li ho trovati veramente tutti fantastici. Per quanto riguarda le tematiche di questo libro, sono rimasta molto colpita perché inizialmente pensavo si basasse in parte sulla storia d'amore eventuale, probabile, fra Dara e Uriel. Invece così non è stato ed è una cosa che mi ha sorpreso veramente tanto. Non si parla esclusivamente di amore, di sentimenti e di affetto. Ci sono, ma non sono la parte principale di questo romanzo perché si focalizza principalmente su quello che avviene all'interno della tenuta, su quelli che sono i problemi di convivenza fra specie di animali diversi, fra usanze e tradizioni di persone diverse. È una cosa che mi è piaciuta veramente tanto e il fatto che noi scopriamo la tenuta anche attraverso il punto di vista di Dara ci permette appunto di conoscere praticamente da zero una nuova realtà. Quindi un mondo completamente nuovo, una cosa veramente molto interessante. Oltre a questo c'è una forte predominanza di temi molto, diciamo, personali e umani, come ad esempio il mettersi in discussione, cercare di capire che cosa si vuole veramente nella vita, per che cosa vale la pena lottare. E questo insieme di temi molto umani, molto emotivi, quasi esistenziali, si frappone un tema molto presente e forte, secondo me, che è quello della caccia. Perché il motivo per cui i mutaforma sono all'interno della tenuta è per proteggersi dai cacciatori. Sì, in genere i cacciatori cacciano gli animali, queste sono persone in grado di mutare in animali, nonostante questo i cacciatori vogliono comunque cacciarli, pur sapendo che sono in realtà delle persone. L'ho trovata una cosa agghiacciante. Veramente, penso che questo porti il tema della caccia a un livello molto superiore, perché generalmente tendiamo a non pensarci troppo, forse, o a darci il giusto peso, semplicemente perché si cacciano degli animali, ma quando poi vieni a sapere che questi animali in realtà sono delle persone? È una cosa che personalmente mi ha fatto riflettere tanto e non pensavo di poter trovare una componente così forte, così riflessiva in un romanzo di questo tipo. È una cosa che mi ha sorpreso veramente molto in positivo.
L'ambientazione di questo romanzo mi è piaciuta veramente tanto perché è ambientata ai giorni nostri, in una tenuta segreta, in un posto che quindi potrebbe benissimo esistere ma di cui noi non sappiamo l'esistenza, e nonostante sia un ambiente appunto piccolo e circoscritto, è veramente molto variegato. Questo per venire incontro alle esigenze delle varie tribù dei mutaforme, perché non tutti mutano nello stesso animale, ci sono tanti animali diversi, ci sono anche i panda. Che cosa bella, quando ho scoperto di panda sono rimasta molto contenta perché io adoro i panda, ma va bene, a parte questo. Mi è piaciuta veramente tanto questa cosa, che si pensasse quindi alle necessità di ogni singola persona, perché dover tenere in un posto circoscritto tante persone diverse che appunto mutano in animali diversi, alcuni magari sono predatori, altre prede naturali, ci deve essere un certo sistema e ordine. E la cura con cui è stata costruita questa tenuta, questo microcosmo, è veramente impeccabile, mi è piaciuto veramente tanto. Magari ci sono delle cose che non ci vengono ancora, di cui non si parla ancora in questo libro, però appunto essendo il primo libro di una trilogia mi aspetto delle risposte, ecco, nei seguiti, che non vedo l'ora di leggere. In generale l'ho trovata una lettura veramente molto piacevole e scorrevole, nonostante sia abbastanza grande come libro, se non sbaglio erano sulle 500 pagine, poco più. E mi ha sorpreso veramente tanto, era una continua scoperta e una continua sorpresa anche nel finale, che mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta. Io necessito dei seguiti immediatamente, perché non si può concludere un romanzo del genere così. Sono rimasta veramente sconvolta e penso che finché non arriverà il secondo libro io rimarrò semplicemente sconvolta. Questa era quindi la mia opinione su Feline di Sara Bianca. In realtà non sono sicura al 100% che si pronunci in questo modo, ma dalla prima volta che ho visto questo titolo mi è venuto in mente Feline. Lo trovo molto aggraziato, molto da gatta, non so. Vabbè, nel caso fosse sbagliato chiedo perdono. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo libro, se lo avete già acquistato visto che è uscito il 13 ottobre in libreria, se lo state leggendo, se lo avete già terminato, se vi incuriosisce, insomma. Fatemi sapere qual è la vostra opinione al riguardo, perché sono sempre molto curiosa. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i vari link ai vari social dove potermi trovare, eventualmente vi lascio anche la pagina Facebook dell'autrice, che è un'autrice italiana, quindi sosteniamo gli autori italiani perché penso sia veramente importante. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!